Ciao ragazzi, io sono Jade. Nel primo video sui Re di Lucis abbiamo conosciuto i loro poteri, la loro magia, la loro forza ancestrale che pervade tutta la loro linea di sangue. Ora è il momento di conoscerli uno per uno, raccogliendo le poche ma preziose informazioni nascoste nel gioco per darci delle risposte e ovviamente per porci altre domande. La dinastia dei Lucis attraversa 2000 anni ed inizia al termine della Guerra dei Tempi. Davanti ad un mondo sconvolto dal conflitto tra i Siderei, flagellati dalla piaga delle stelle, un popolo alzò il capo e ne uscì vincitore. Questa gente era guidata da un uomo di grande valore, che sarebbe dovuto diventare a tutti gli effetti il primo re di Lucis. Ardyn, l'usurpatore. Un dialogo con Talcott all'inizio del capitolo 14 ci rivela che Ignis aveva indagato sulle origini di Ardyn e del suo astio verso i Lucis, scoprendo che si trattava di un immortale, risalente proprio all'epoca in cui la dinastia iniziò. Official Works e l'estratto riguardante la Sacra Pietra ci confermano che gli dei donarono il cristallo al popolo vincitore sulla piaga, ma l'artefatto non scelse come suo re il meritevole Ardyn, ma suo fratello minore, Somnus. Bahamut, in un dialogo nel capitolo 13, chiama Ardyn usurpatore per l'unica volta nel gioco, evidenziando forse il fatto che abbia cercato, malgrado la scelta del cristallo, di riconquistare il trono che sentiva suo di diritto. Tentativo però fallito. Non sappiamo come le cose siano andate, sappiamo solo che Ardyn fu condannato a morte, ma l'oscurità dentro di lui lo rese immortale e sopravvisse all'esecuzione. A questo punto probabilmente fu imprigionato o esiliato. In questi due millenni Ardyn covò un risentimento inestinguibile verso i Lucis, ovviamente, ma anche verso i Nox Flore, per un motivo non ancora chiaro, ma di cui parleremo in un video relativo alle sciamane. Ardyn ha dimostrato durante il gioco e i DLC di avere tutti i poteri dei Lucis, ma anche altri, derivanti probabilmente dalla sua parte oscura. Siccome il cristallo non dovrebbe avergli concesso il proprio potere, possiamo immaginare che la panoplia viola, o in genere le magie che lo riconducono ai re di Insomnia, siano comunque frutto del suo retaggio e del suo sangue reale. Somnus, il mistico. Ad oggi questo è il re di Lucis di cui, paradossalmente, sappiamo di più, seppure sia il più antico. Ardyn racconta a Noctis che Somnus era geloso del suo potere, ma queste parole sono dettate dall'odio e dal rancore, per cui non sono affidabili. Le immagini della cosmogonia ci presentano un re dai capelli lunghi e neri, in immagini quasi bibliche, dove però non sembra più apparire il fratello maggiore. I Siderei hanno stretto un patto 2000 anni fa, portando lui e l'oracolo a suggellare un'alleanza con ogni divinità. Un cammino simile lo ha fatto Noctis insieme a Luna, anche se a distanza, partendo proprio da Titan, nella faglia di Kautes, dove è presente il mausoleo proprio di Somnus e dove il principe troverà la sua arma ancestrale, una grande lama decorata chiamata appunto Spadone del Mistico. Inoltre abbiamo il forte sospetto che l'alleanza coi Siderei sia andata anche oltre. Sappiamo che Gilgamesh è stato il primo scudo del re e oggettivamente quando lo troviamo in episodio Gladio non ha le sembianze di uno spirito ancestrale né di un demon, ma di una creatura che da 2000 anni attende il degno avversario. Un'esistenza così lunga e i suoi poteri fuori dal normale ci fanno sospettare che Gilgamesh fosse addirittura un messaggero. Conscio che la lotta contro il male era solo iniziata, quando Somnus si spense, la sua volontà guerriera venne sigillata all'interno di una colossale statua presente nelle antiche mura di Insomnia, mentre il suo corpo fu tumulato nel primo mausoleo della storia di Ios. La sua arma riposò lì per 2000 anni in attesa di essere raccolta dal prescelto che avrebbe sconfitto l'oscurità una volta per tutte. Lo spirito di Somnus entrò nell'anello e da lì iniziò a parlare e dare sostegno ai suoi successori, generazione dopo generazione. Somnus, come portavoce e leader dei 12 re, compare nel trailer Dawn, in cui probabilmente comunica a Regis che Noctis sarà il prescelto. Compare in Kingslave, dove sotto forma di colossale statua difende Insomnia dall'attacco di Diamond Weapon. Compare anche nel Royal Pack, corrotto dalla piaga di Ardyn e costretto a combattere contro il prescelto, come ultima barriera a difesa della Sala del Trono. Lo scontro epico che si concluderà con la sconfitta del mistico, che scomparendo chiederà a Noctis di liberare il fratello dalla maledizione millenaria che lo affligge. Infine, a gioco terminato, sarà proprio davanti ad una sua statua che Noctis avrà accesso alla panoplia suprema.
Somnus vede dall'alto cadere Ardyn sul piazzale della cittadella e sarà il primo dei re ancestrali a trafiggere il petto del prescelto, come una porta che gli consentirà di aiutarlo nella dimensione astrale a sconfiggere una volta per tutte il fratello. In realtà, il confronto tra i due primi sovrani di Lucis attraversa tutta la narrazione di Final Fantasy XV. Il Salvifico. Questo antico re, nella sua forma spirituale, appare come un uomo in armatura, con 5 paia di piccole ali vestigiali sulla schiena. La sua arma è una spada corta, in italiano viene chiamata Daga del Salvifico. Ardyn utilizza un'arma con la stessa estetica nel suo scontro finale con Noctis, e fino all'arrivo di informazioni più dettagliate abbiamo avuto la convinzione che fosse proprio The Wise suo fratello, il primo re, scelto dal cristallo. Nella sua descrizione in lingua inglese veniamo a sapere che questo re eresse un potente muro per proteggere il regno, ma in italiano viene specificato che si tratta della barriera magica. Potremmo interpretare quindi come barriera quella magica che vediamo attiva all'inizio del gioco, eretta nel 606, quindi esattamente 150 anni prima degli eventi di Final Fantasy XV. Se si trattasse invece delle cosiddette antiche mura di Insomnia, sarebbe uno dei primi sovrani e anche il responsabile della creazione delle statue colossali che le costellano. Statue in grado di prendere vita se Insomnia fosse direttamente minacciata. E questo non accade mai prima di Kingsglaive. Siccome nelle mura si trova anche la statua di Somnus, potremmo azzardare che il Salvifico potesse esserne davvero il figlio, già all'opera nella costruzione delle mura prima della morte del padre. Inoltre, il suo appellativo in lingua inglese, The Wise, ovvero il saggio, ben si addice a chi pensa prima di tutto a proteggere la capitale e la sua popolazione. Inoltre, dietro le stele dei monumenti dedicati ai tre antichi re che hanno difeso Insomnia, troviamo una scritta curiosa, Optimus Lucis Caelum, 108° re di Insomnia. Questa incisione, presente su tutte e tre le strutture, ci farebbe pensare che Optimus fosse il nome di colui che creò questo sistema di difesa. Ma si parlerebbe di un re troppo recente, quindi ciò non avrebbe senso. C'è anche una cosa che non torna in questo lungo discorso. Le statue degli altri re hanno forme e aspetto uniche e particolareggiate. Se il Salvifico le fece erigere così tanto tempo prima, non avrebbe potuto conoscerne le fattezze, se non con qualche escamotage in termini di storytelling. Potremmo dire che ogni re ha fatto erigere la sua personale statua, ma allora ne avremo 113 in giro per la capitale, il che è poco realistico. In questo caso, come in altri che vedremo in questa serie, ci troviamo davanti a delle incoerenze. Il nostro compito è anche quello di mostrardele e non di cercare di trovare per forza un senso a tutto, dove evidentemente un senso non c'è. Forse avremo più risposte e più informazioni in futuro, ma per ora questo è quello che abbiamo per le mani. Il Trionfatore. Il suo nome inglese era Conquistatore, titolo guadagnato in quanto questo re, dal lungo pennacchio e armato di alabarda, ampliò i confini del regno di Lucis e ne garantì la prosperità. Possiamo dedurre che sia stato proprio lui a raggiungere anche le terre di Galad, patria di Nyx e Libertus. Deve essere stato, probabilmente, qualcosa di recente perché in Kingsglaive c'è ancora sfiducia e intolleranza verso gli abitanti di quella regione, considerati stranieri rispetto agli altri cittadini del regno. L'ingegnoso. In inglese è The Clever, ovvero l'astuto, e il sospetto è particolare. Indossa un mantello costituito da decine di segmenti e porta un elmo che ricorda il teschio di un cervo. Inoltre la sua arma è una balestra, quindi un'arma da tiro unica nel suo genere se escludiamo la stella della sanguinaria. Questa scelta stilistica e il suo nome ce lo mostrano come un re astuto, magari un cacciatore, in grado di attendere il momento giusto per colpire la preda, adoperandosi a ideare stratagemmi per far arrivare i nemici sulla trappola che ha preparato. La balestra, inoltre, a differenza dell'arco, ha un meccanismo più complesso che ben si addice al nome ingegnoso. L'inestinguibile. In inglese The Wanderer, ovvero il vagabondo, è il re che esplorò per la prima volta regioni mai raggiunte prima dall'uomo. Non possiamo azzardare molto su questo re, anche perché la mappa di Eos non ci mostra zone che non siano popolate e civilizzate, a parte un'unica isola, dove pare che nessuno possa mettere piede se non in rarissimi casi, Angelgard. Lasciandoci andare alla speculazione, possiamo immaginare che la descrizione faccia riferimento proprio al fatto che l'inestinguibile abbia messo piede su questo luogo sacro, forse per stipulare una nuova alleanza con i Siderei, forse per altri motivi, non possiamo saperlo. Dobbiamo però ammettere che il sepolcro dove Noctis si è risvegliato ad Angelgard non è una grotta,
ma una stanza edificata dall'uomo, quindi qualcuno deve essere stato qui in tempi antichi. L'aspetto di questo re è unico: quattro braccia e una testa che sembra in grado di girarsi in ogni direzione. Inoltre, utilizza come armi delle lame gemelle, che probabilmente gli consentirebbero di combattere due nemici che arrivano da due direzioni opposte. La sciamana. Altro sovrano di Lucis con una lore non chiara ma che stimola la nostra curiosità. In uno specifico momento della storia dei Lucis, i poteri del re e della sciamana si sono riuniti in un unico personaggio. Questo può essere avvenuto a causa di un evento nefasto che ha ucciso l'oracolo, lasciando il re di Lucis da solo a sostenere entrambe le cariche. Ad avvallare questa ipotesi intervengono ancora una volta i documenti in-game. Nelle Stele di Steilif, infatti, veniamo a sapere di una spedizione di un re e di una sciamana che trovarono un nemico eccessivamente potente e purtroppo non di natura demonica. Contro di lui il potere della sciamana era inefficace e il re la vide morire sotto i suoi occhi. Questo dolore lo spinse a raccogliere sulle sue spalle il peso delle responsabilità anche della sua compagna e di assumere entrambi i ruoli. La sua arma ancestrale divenne il tridente, simbolo dell'oracolo, dai tempi dell'alleanza con i Siderei. La traduzione italiana fa pensare ad una regina, ma la traduzione inglese riporta il nome Oracle, quindi un nome adatto anche ad un uomo. Inoltre, in Comrades, il nostro Angone ha un dialogo con questo antico re dopo che il suo sarcofago è stato portato in salvo, e la voce del re è assolutamente maschile. Crepera, la sanguinaria. Forse la prima regina di Lucis, Crepera in inglese è soprannominata The Rogue, che la identifica come una combattente agile e letale. La traduzione italiana invece ne rappresenta un lato feroce, che pur spiegando il bonus di attacco che conferisce in Comrades col suo dono, forse non le appartiene. La sua storia ci dice che è stata una regina schiva e nascosta, forse perché temeva di non essere accettata dal popolo, forse perché non si sentiva in grado di succedere al padre e al fratello, entrambi re morti prematuramente. Ciononostante, seppe guidare il regno oltre il periodo di crisi e il suo spirito, a pieno diritto, entrò nell'anello insieme ai più grandi sovrani suoi predecessori. Crepera è in prima fila ad affrontare Diamond Weapon, armata con un enorme shuriken denominato Stella della Sanguinaria e i suoi movimenti sono ipnotici. Compare nel Royal Pack quando il potere malvagio di Ardyn l'ha ridotta ad un fantoccio sotto il suo controllo. Noctis, con l'aiuto di Prompto, la sconfiggerà e la libererà da quel gioco. In quel frangente possiamo ammirare da vicino l'aspetto della sua rappresentazione ancestrale, che rivela un volto quasi di ceramica crepata, simile ad Alicarnassus, boss di Final Fantasy V e XIV, una visione inquietante e mortale. L'egemone. Questo antico re è ricordato per la sua taglia sopra la media, una presenza imponente quanto quella di una montagna. La sua arma, la flamberga, è una sorta di grosso spadone seghettato che ben si adatta ad un combattente feroce e potente. La misericordiosa. In inglese, letteralmente la giusta, questa regina ha l'aspetto di un guerriero armato pesantemente e che porta come arma un enorme scudo. Questo oggetto, iconograficamente difensivo, si può trasformare anche in un'efficace arma utile per eliminare gruppi di deboli nemici. La descrizione dello scudo della misericordiosa ci parla di un regno sereno e pacifico, ottenuto grazie al suo impegno e alla sua dedizione per questo obiettivo. Tonitrus, l'irriducibile. Un altro re di Lucis di cui abbiamo informazioni, in quanto è comparso varie volte durante i fatti di Final Fantasy XV. In antichità Tonitrus, questo è il suo nome, ha difeso il regno con una forza armata senza pari nella storia di Lucis. Inoltre è uno dei difensori dell'antica barriera che si rianima durante Kingslave per combattere Diamond Weapon. Dall'aspetto che ricorda vagamente Yojimbo di Final Fantasy X, questo possente guerriero armato di maglio è anche comparso nel Royal Pack come uno degli spiriti soggiogati dal potere di Ardyn e costretto a combattere contro Noctis. Di lui sappiamo che aveva una grande bontà d'animo ed era amato dal suo popolo. Il Benedetto. Il nome inglese è The Pious, a mostrarci un sovrano non avvezzo alla guerra e devoto alla protezione del suo regno. La sua arma è uno scettro, tutt'altro che uno strumento di morte, e la sua descrizione ci riporta il fatto che il Benedetto, il più devoto ai sei, strinse un legame indissolubile con le sciamane. Siccome l'unione di questi due ruoli è presente in tutta la storia dei Lucis, possiamo pensare che questo sovrano fosse anch'esso tra i più antichi della sua stirpe. Il solitario. In inglese il suo nome è The Warrior, ovvero il guerriero, che mal rappresenta quello che invece emerge dalle informazioni che abbiamo su questo sovrano tormentato.
Infatti, dalla descrizione della sua katana si può leggere che il suo carattere mutò radicalmente dopo la perdita della sua amata. La storia di questo sovrano è avvolta nel mistero e anche la sua arma è esotica e non appartenente al regno di Lucis. Pare che in cerca di vendetta abbia vagato anche in terre straniere e, unico tra i re della sua linea di sangue, fu seppellito lontano da Insomnia, addirittura in territorio imperiale, a sostenere spiritualmente i lavoratori della miniera di Cartanica. Ci sono alcune affascinanti teorie su questo regnante e vi rimando al mio video per scoprirle, le troverete davvero stupefacenti. Regis, il padre. 113° re di Lucis, figlio di Mors e padre di Noctis, Regis è un personaggio molto importante nella storia di Final Fantasy XV, quasi quanto il principe stesso. Dopo che Mors aveva rinforzato la barriera magica intorno ad Insomnia, Regis si trova in difficoltà per le troppe energie spese per mantenerla, per il peso della guerra e la consapevolezza di non poterla vincere. Regis è un combattente, da giovane ebbe esperienze simili a quelle che avrebbe poi vissuto Noctis. In A King's Tale si viene a sapere che con Wescam, Cid e Clarus recuperò il cristallo che era stato rubato da un'immonda creatura simile a un polipo all'interno di una caverna di Leyde. E tutto ci fa pensare che non fosse l'unica volta che questo quartetto uscì dalle mura in cerca di avventure. Ma quando lo vediamo in Kingslave troviamo un re oppresso da tanti pesi, tante responsabilità. Vide morire l'oracolo sotto i suoi occhi e, impotente, non riuscì a impedire ai soldati imperiali di portare via Revus. Sostenne la morte della moglie, il coma del figlio, la consapevolezza che proprio Noctis sarebbe stato il prescelto, destinato a morire per portare a termine la profezia. Ebbe il peso della sofferenza del suo popolo schiacciato dall'assedio dell'impero, ed era solo. Non c'erano i Sidere ad aiutarlo, né i suoi divini predecessori, non c'erano altro che la forza del suo animo e il potere dell'anello, oltre alla fiducia assoluta in Luna, cui affettuosamente affidò la vita di Noctis. Il suo rapporto col figlio fu minato da tutte queste preoccupazioni e probabilmente risultò assente nella vita del principe. Eppure, con l'animo e con il pensiero, Regis era sempre vicino al giovane Noctis, a volte fisicamente, a volte simbolicamente. La regalia, dove il piccolo figlio adorava dormire. Carbuncle, il messaggero che lo protesse nei sogni, quando la sua vita era in pericolo. E infine, la sua spada, che per ultima portò a compimento il triste fato di Noctis. Abbiamo terminato questa lunga serie di antichi re che hanno sostenuto e protetto Lucis per 2000 anni, fino ad arrivare a Noctis, che pose fine alla linea del sangue reale con la sua morte al termine di Final Fantasy XV. Non sappiamo cosa ci riserverà la prossima serie di DLC, tutto potrebbe ancora essere riscritto. Forse la stirpe dei Lucis sopravviverà alla storia che abbiamo attraversato durante questi mesi. Chi può dirlo? Noi non possiamo vedere il futuro, e sicuramente non possiamo ancora cambiarlo.